Buongiorno ragazzi, siamo a giorno 3 di 21 del nostro Punto Vita Challenge. Oggi abbiamo bisogno di un peso. Se non avete un peso, potreste utilizzare una bottiglia d'acqua che non ho vicino, perché c'è il peso. Oh, e andiamo. Io abbino anche un'altra cosa, io abbino anche il mio trampolino, perché se io ho un trampolino posso aumentare il carico. Perché mentre faccio o braccia o gambe o schiena posso moleggiare? Il moleggio ovviamente mi aiuta a aumentare il fidget. Che cos'è il fidget? Fidget sono tutti i movimenti aggiuntivi durante l'arco della giornata che ci bruciano calorie, no? Quando vedi una persona così o si gesticola tantissimo o si alza, si agita, quello si chiama fidget e ti può aiutare a bruciare tra 800 e penso 2500 calorie al giorno in più di quelle che stai già bruciando con la rata metabolica basale e l'allenamento. Così fidget fa sempre bene. Così con un trampolino aggiungo il fidget sul movimento già basilare. Aspetta, mi giro così sono centrale. Voglio essere centrale. Ok, eccoci qua. Prima cosa, prendiamo il nostro peso sotto di noi e andiamo a fare pendolo destra e sinistra. Lo sentirete una lieve, diciamo, tensione sotto il punto vita. L'altra cosa che ho bisogno che fate è che vi aiutate anche, scusate perché vedete che non sono centrale, ok, addominali tesi, destra e sinistra, tira dentro l'ombelico. Noi stiamo facendo il terzo giorno di 21, terzo giorno di 21 esercizi, 21 allenamenti dedicati al punto vita. Se tu sei, diciamo, appena sintonizzata su questo challenge, che cosa devi fare? Sul mio bacheca, sul mio profilo, troverete giorno 1, giorno 2. Noi dobbiamo dedicarci a questi esercizi circa 5-7 minuti al giorno, facendo esattamente quello che faccio con voi, né più né meno. Uno ieri dice, ah, quante serie, quante cose. Non fare domande, alzati in piedi e seguimi, fai quello che faccio io. Vi garantisco che in 3 settimane avrete risultati. Senti sotto qua, sotto la pancia, 1 e 2 e 3 e 4. Alla fine, per aiutarti con il punto di vista, molto molto più semplice di quello che potreste diciamo, pensare. E l'altra cosa, basta la costanza. In questi 21 giorni vorrei che voi scattaste le foto dal primo allenamento all'ultimo. Da prima allenamento all'ultimo, poi certo, lo puoi fare anche da metà strada, ma metà strada hai già fatto metà del lavoro. Io voglio farvi vedere che in 3 settimane con questi esercizi puoi perdere anche un centimetro e mezzo, se non due, di giro vita. E questo ti darà che cosa? Un esempio pragmatico, concreta, che tu puoi con la costanza cambiare il corpo. Dopodiché ovviamente andremo a lavorare glutei, sul glutei ci vuole più tempo, per carità, sulle braccia ci vuole più tempo, ma con il punto di vista voglio farvi fare questo challenge per farti vedere che tutto è possibile. Prendiamo il peso adesso in mano e lo passo da una mano con una torsione. In questa torsione punto avanti con l'altra mano, blocco le spalle, tiro dentro la pancia. Uno, gira, gira. E noterete che quando il peso passa dietro di te, sei costretto di stringere gli addominali per bloccare il peso. Qui e qui e qui, tira dentro l'addome e vai. Uno, due, uno, due. Metto anche un po' di fidget con il trampolino. Aggiungo che il trampolino è il modo più facile di dimagrire e più facile di rimanere magri che conosco. Così aggiungo 8 e 7 e 6. In 5, 4, 3, 2, ancora, dammi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, senti l'addome che sta lavorando ancora, 8, in 7, in 6, 5, ultima 4, ultima 3, ultima 2, in 1. Oh, se vi piacciono questi video, ragazzi, vi mandate un po' di cuoricini, cuore, cuoricini, cuoricini, perché? Noi stiamo lavorando insieme per il punto vita, stiamo lavorando insieme per avere un risultato e stiamo lavorando insieme perché fa bene, il movimento fa bene perché i muscoli ormai, ok, peso in una mano, li metto indietro così siamo un po' più vicini, giù e su, scendo e torno, quando scendo addominali tesi qua, scendo e torno. Ah,
Allora, se vi piacciono questi video, condividili su vostra bacheca, così le puoi tornare indietro a trovarli e saranno 21 giorni, 21 giorni, siamo al terzo di 21 giorni, ogni giorno lavoriamo insieme per tonificarci al meglio il punto vita. Tira dentro la pancia, tira dentro la pancia, senza scuse, io non voglio sentire che c'è mal di schiena, mal di ginocchio, mal di qua, se ho mal di schiena faccio così, faccio più piccola. Piccolo, non voglio sentire, non voglio che mi scrivete quanto devo fare, è molto lineare. Uno, fallo. Due, misurati, prendi una misura. Tre, con solo, molte persone dicono, sono pigro, ti vedo e mi dico da domani. Io dico, non c'è domani. Tu sei mai arrivato domani? Io no, io sono sempre adesso, non posso arrivare domani. Vai, scendo e torno, addominali tesi. Siccome non possiamo arrivare a domani, facciamo oggi e giorno dopo giorno vedrai che ti viene voglia di fare di più, ti viene voglia di avere di più del tuo corpo e ti darà risultati. Giù e su, continuo, torno su, addominali tesi, vai e vai. E puoi anche ovviamente fare senza peso se non c'hai il peso, per carità, però la cosa importante è di provare di fare qualcosa ogni singolo giorno per avere un risultato, ogni singolo giorno per avere anche il mantenimento. Più vai avanti con l'età, ahimè, te la posso confermare questo, ci devi lavorare per mantenere quello che avevi classicamente, cioè la base purtroppo, grazie a causa della sarcopenia, comincia a diventare sempre più flaccido, sempre più svuotato. Noi con il nostro lavoro possiamo sempre avere un risultato. Quanto è questo peso? Io sto usando 5 kg, ok? Altro movimento può essere la sciabolata. Prendo qua, destra, prendo qua, sinistra. Su, scendo, su, scendo, su, scendo. 1, 2, scendo 2. 1, 2, scendo 2, sto 2, sto aggiungendo fidget, addominali tesi, freno qui, non sto andando tanto indietro, su e chiudo, su e chiudo, su e chiudo, continuo, ancora, ancora, su e chiudo, su e chiudo, su e chiudo, dammi una altra, 8 e 7 e 6, ancora, 5, e 4, 3, 2, e stop. Grazie ragazzi per il nostro terzo esercizio, terzo diciamo allenamento della nostra challenge di 21. Sulla mia bacheca troverete allenamento 1, allenamento 2, condivideteli sul vostro, diciamo, la vostra bacheca, così la potete ritrovare facilmente e allenatevi con me. Allora, proviamo per fare i fuochi d'artificio. Vediamo se me le dà. No? Ancora riprovo. Fuoco di artificio! Ah! Me le dà? Che ogni tanto mi piace questo effetto. Fuoco di artificio! No, non me le dà. Oh, ma oggi non vuole darmi fuochi di artificio. Per me è andata su. Così, buon allenamento a tutti. Condividete questo video. Mandatemi. Grazie, Francesca. Proviamo ancora uno. Proviamo. No, non parte. Non vuole fuochi di artificio oggi. Non è mai detto, eh? Molto complicato questo Facebook. Però vi voglio bene, ragazzi. Vado a fare live di Intensity con la mia palestra online. neogicooper.com. E per il resto, passate una giornata figatosa.